Valle di Paolo, primo atto. Siamo arrivati al compimento di un percorso sicuramente importante che ha visto una larga condivisione delle forze politiche del paese, che credo che sia importante essere riusciti a trovare anche convergenze sulla riqualificazione della Valle di Paolo. Atto di grande rilevanza, perché se immaginate che per arrivare a questo sono decenni che si parla della riqualificazione della Valle di Paolo e poi non si è mai arrivati a una conclusione in consiglio comunale come quella di ieri. Diciamo sempre la verità, dicendo pure che anche le forze politiche, che se vi ricordate l'anno scorso si erano divise sulla riqualificazione dell'ex Gazzone, naturalmente c'era un discorso avviato per cercare di muoverci tutti in un'unica direzione su alcuni aspetti, quello per esempio della riqualificazione del centro storico, quello di alcune fasi importanti della città, di crescita della città. Ci fu un'interruzione di dialogo perché noi volemmo partire dalla riqualificazione del gazometro. Quella riqualificazione del gazometro per noi era un'azione prioritaria perché ci doveva garantire che quel pezzo di città non avesse più quell'immagine, perché la Valle di Paolo che noi abbiamo ideato è una Valle di Paolo moderna, una Valle di Paolo che accogliente, una Valle di Paolo che sia l'entrata principale della città. E quindi naturalmente sulla base di questo, tra virgolette, sogno, non potevamo accettare che l'ex gazometro potesse rimanere nella difficoltà in cui è. Stiamo vedendo il notevole impegno che la Fondazione Carimit e il BIC Lazio stanno producendo, ristrutturando l'ex mattatoio, e si sta vedendo anche, si immagina già la valenza, guardando, essendo anche stimolato da quella struttura che si sta rinnovando, sta diventando veramente un fiore all'occhiello della valle. Immaginiamo pure che cosa può avvenire con la riqualificazione della struttura dall'altra parte. Mi auguro che lì possano avere altre iniziative importanti, la possibilità di essere accolte all'interno dell'ex gazebo, quindi ovviamente togliamoci qualsiasi spauracchio di chissà quale centro commerciale. Io vedo là il gemello dell'ex mattatoio, cioè arte, cultura, impresa, tutto quello che può essere un'immagine positiva della città. Quindi naturalmente è quello che noi stiamo battendo per questo, il recupero di queste strutture. E credo che appunto ieri, con il voto di ieri, c'è stata una presa di coscienza da parte della politica di questo e un atto di grande responsabilità da parte di noi. Lascio la parola ai due assessori e poi dopo la specifica ai due architetti. Beh, io penso che dopo quello che ha detto il sindaco ci sia tutto sommato poco da aggiungere. Ovviamente ieri si è aperto un capitolo, si è chiuso e aperto un capitolo, si è chiuso quello che riguarda la progettazione di questa valle, che insomma è un po' considerata il cuore della nostra città e che anche vedendo i lavori che sono stati svolti nelle varie commissioni, anche ieri in Consiglio Comunale,
interesse che forse nemmeno tutti noi immaginavamo intorno a questa valle. Devo dire che abbiamo avuto il piacere di avere il contributo anche di tutte le forze politiche che hanno dato il loro apporto, consigliando alcune modifiche agli interventi esistenti. Quindi possiamo dire che veramente da oggi ci auguriamo che questo, quello che abbiamo messo in campo sia realizzabile. Non penso che questi, come qualcuno di voi ha già scritto, che ci vorranno dei decenni. Io penso che questo progetto è un progetto realizzabile nel medio termine. Sicuramente un grosso impulso verrà dato nel mese di gennaio, quando sapremo l'esito del finanziamento relativo ai plus, per i quali attendiamo una risposta positiva, che sicuramente sarebbe il punto di partenza. Dopodiché, se arriveranno questi finanziamenti, sicuramente anche l'interesse che di alcuni dei privati, anche per i piani integrati che saranno oggetto di bando, sicuramente sarà diverso, e quindi potremmo avere sicuramente degli sviluppi importanti. Io ringrazio i progettisti per il lavoro che hanno svolto con tanta attenzione e anche, diciamo, anche con grande pazienza, seguendo le indicazioni della politica. Comunque credo che il lavoro che sia stato fatto sia ottimo, e adesso passeremo alla pagina successiva, quella della realizzazione, speriamo in un tempo più breve possibile. Beh, sicuramente non c'è molto da aggiungere quello che il sindaco, l'assessore Giardini. Oggi sicuramente la politica ieri sera ha scritto una pagina che su questa città da troppo tempo che veniva narrata, oggi è stata scritta. Potete vedere chi c'era ieri sera, ha visto le slide, oggi c'è qui i professionisti che proprio potranno andare a tutti i dettagli, ma è stato approvato per linee guida divise in 39 parti. Cosa? In 39 parti. 29, scherzo, cioè in 29 parti, cosa che fino ad oggi la politica aveva messo. L'ultima volta ci furono gli scontri importanti su queste cose, era il 2007, anno in cui il Consiglio Comunale scrisse di nuovo in lettere cose che per la realizzazione vanno trasformate per forza in questi atti di indirizzo. Sono cose che partiranno per questi 29 schede, perché hanno ognuna una propria valenza e quindi un'opera ognuna a sé stante, come diceva giustamente l'assessore Cubertini. Sono cose che andranno alla prossima realizzazione, le prime partiranno già dall'anno nuovo, appena passate le festività, cominceremo con l'intervento all'interno della Valle Fault, del famigerato parcheggio che mi sembra anche sulle testate giornalistiche è stato più volte annunciato come questo scempio della valle, ma è un passaggio che preveda comunque sia la realizzazione della città, perché si è sempre parlato, io ormai so qualche annetto che vivo in questa amministrazione, ha sempre parlato di avere un parcheggio interrato sotto il parcheggio del Sacrario, cosa impercorribile se prima non si creano ulteriori parcheggi come questa all'interno della Valle Fault, che poi usiamo tutti i giorni, perché non è niente che trasformare una cosa, che è un parcheggio polifunzionale per tutta la valle, che ci permetta però, realizzando quello, realizzando un parcheggio che ci sarà all'esterno delle mura, di poter intervenire al parcheggio interrato, perché immaginate voi partire con un parcheggio, togliere quel parcheggio da 400 posti auto perché un cantiere lo toglie, l'intera città non avrebbe più nessuno spot, e quindi la parte commerciale della città che dovrebbe rivivere non avrebbe un senso. Quindi questo è un progetto che ha lungo respiro. Ieri sera ci sono state polemiche perché dice la chiusura del varco di Porta Paolo che viene chiuso, certo, ma non è che viene chiuso per primo il varco e poi si fanno le opere. Una volta nella sua filosofia, che sono state comprati i vari servizi, certo, la valle dovrà diventare pedonale. Questo parcheggio che io che dico sempre è un parcheggio provvisorio, perché sono un parcheggio di passaggio per arrivare a un completamento di tutte le opere di carattere generale, perché come anche ieri sera ho sentito la proposta, è possibile anche di trasferire lì il mercato del sabato mattina e quindi recuperare questo spazio. Che è un lavoro che stiamo effettuando da oltre 2 anni, certo. della trasformazione e la trasposizione dal mercato che sta, perché sembra che
non è che tutte le case vengono come funghi, ma sono oltre due anni che l'assessore Muroni sta lavorando per trasportare il mercato dal Sacrario alla Valle Fabbri, cosa che non è così semplice come spostiamo le bancarelle e abbiamo fatto. Ci sono una serie di iter amministrativi che bisogna fare, bisogna percorrere, bisogna dare anche risposta a chi fa questo mestiere degli spazi che lui ha in questo momento, se no logicamente non si potrà fare mai come non si è fatto mai fino ad ora. Sì, è questo che ci porta alla fine ad avere comunque uno spazio all'interno della valle che, oltre ad essere utilizzato come area mercatale per il sabato mattina, quindi ci permette comunque di più battuta di recuperare 400 posti vitali per l'attività commerciale del sabato, di continuare poi in un futuro a organizzare anche altri tipi di manifestazioni all'interno della valle, che come diceva giustamente il sindaco è stata prevista una valle che debba vivere, perché avere pure una bella valle a quella maniera, ma che il cittadino non viva con varie ma anche manifestazioni, perché non è solo che il verde pubblico uno passa, fa una passeggiata e finisce, ma anche vivibile dal punto di vista, se possono utilizzare manifestazioni, ci sarà un'area, speriamo, teatrale, avete visto dalla parte alta del progetto, ci sarà una cave, quindi potremo trasferirci anche le manifestazioni estive, tipo Ferretto, quella che facciamo noi a Piazza San Lorenzo. Quindi va vissuta, perché gli spazi poi per essere mantenuti in maniera così la città devono essere vivi. Avete visto che nella proposta ci sono i collegamenti, quelli che da sempre cerchiamo con la Valle di Paolo, quindi con Piazza San Lorenzo tramite gli ascensori, c'è un altro ascensore che collega al Sacrario, quindi è un progetto, penso che dopo, non so se 30 anni o anche più, un plastico che c'è attaccato nel corridoio di via Carpini sta prendendo forma e diventando realtà, perché poi alla fine trasformare tutto per lasciare nei cassetti per i posti del progetto non sembra, non è quello che ormai la città ha necessità. Quindi io spero proprio che riusciamo nei prossimi anni a arrivare al completamento di tutto, perché è un progetto solamente di opera di parte pubblica di intorno a 20 milioni di euro, quindi capite anche voi l'importanza di queste somme, che in questi tempi non si trovano così facilmente. Però, come diceva giustamente il sindaco, non è che ieri mattina o un mese fa o due mesi fa ci siamo inventati questa cosa, ma ormai è il conseguimento di anche questi ultimi 3 anni di lavoro che ci porteranno in conclusione con l'anno nuovo a vedere le prime opere all'interno della valle. Un ringraziamento sicuramente va fatto a tutti, in primo a tutte le forze politiche che ieri sera hanno collaborato anche con i propri punti di vista a questa redazione di questo strumento, e comunque c'ha il supporto dell'intera città. Quindi a voi adesso qualsiasi altra domanda, o ai progettisti se vogliono illustrare. Prima di lasciare la parola agli architetti, volevo conseguentemente dire anche quali sono gli altri le altre parti della città che verranno toccate da questo tipo di progettazione, che ribadisco è un modello di progettazione che l'amministrazione comunale ha sposato appieno, anche se è stata ideata da una giunta regionale centro-sinistra, per essere chiari, perché è un modello che a noi piace, quello della discussione, del confronto, dell'idea progettuale, della realizzazione con i cittadini attori principali, e questo modello che già la Regione Toscana aveva già istituito in anni precedenti e che città come Lucca per esempio avevano già sposato. Quindi sono tutti modelli che poi si mettono in circolo e poi naturalmente quelli validi poi alla fine hanno anche concreta attuazione, perché sono recepiti in maniera fondamentale da parte dei cittadini. Il prossimo modello che andrà in discussione sarà il modello di Porta Romana, San Biele, Le Fortezze e Carmine, Salamano, delle parti là, che naturalmente l'assessore Pertini sta portando a compimento e che naturalmente verrà discusso, spero prima possibile, perché anche quel modello è importante. E vi dico con estrema tranquillità che questi sono alcuni esempi, perché vogliamo continuare con questo tipo di progettazione, vogliamo continuare nella riqualificazione di aree, non solo del centro storico ma anche fuori del centro storico. Ricollegandoci a quello che giustamente diceva il sindaco, questo è un programma previsto
che ossia segue un obiettivo strategico per una parte di città. L'obiettivo strategico è quella della riqualificazione, che avviene attraverso una serie di interventi che riguardano la valorizzazione ambientale vera e propria, quindi delle aree libere, il verde, il sistema dei fossi e delle cose. Poi c'è una valorizzazione dei beni architettonici come le mura e le parti più monumentali della città. C'è un miglioramento della mobilità urbana, intesa come percorsi pedonali, viabilità dei veicoli e le strutture di parcheggio. C'è un discorso che poi riguarda anche la funzionalizzazione di quelle che sono le attività che verranno a far parte di tutto il complesso del sistema. Quindi ci saranno attività più destinate all'interesse pubblico negli edifici pubblici o più rappresentative e monumentali, e ci saranno anche attività private che serviranno a vivacizzare, a rendere piacevole, rendere fruibile da tutti questo insieme di cose. Io credo che potremmo vedere un po' quelle che sono entrare un po' nel dettaglio della progettazione, perché diciamo nelle parti generali è stata ampiamente già illustrata. Quello che può essere interessante dire è anche l'attuazione di questo piano, ossia mentre ultimamente il Comune ha già reso noto quello che è il programma per gli interventi pubblici che fanno capo a finanziamenti pubblici, questo è un quadro d'insieme che raccoglie già questi interventi che ha messo in atto e in progettazione l'amministrazione comunale, che faranno riferimento a finanziamenti pubblici, ma apre una serie di possibilità attraverso il ricorso dei programmi integrati, quindi alla partecipazione di capitali privati nella realizzazione anche di altre ulteriori opere pubbliche che sono necessarie alla funzionalizzazione, modernizzazione di tutta l'area, per i quali verranno fatti dei bandi pubblici. Tramite bandi pubblici o project finance. Sì. E quindi questi bandi verranno elaborati dagli uffici del comune e verranno messi in pubblicazione. A quel punto gli operatori economici insieme ai proprietari dei beni, perché parliamo di andare a interessare beni che sono di proprietà privata, quindi ci vorrà anche lì un momento di accordo, di condivisione di queste operazioni, perché dovranno funzionare economicamente oltre che rispondere a un quadro generale di quello che ci si è prefissato come spazi da lasciare e preservare per la realizzazione di opere pubbliche e spazi invece da valorizzare e sistemare per poter svolgervi attività consone a tutto l'ambiente. Quindi in attuazione di questo, poi una volta usciti i bandi c'è un periodo di tempo nei quali verranno elaborati i progetti. Questi progetti poi verranno presentati e diciamo sottoposti a una verifica da parte di una commissione comunale in cui sarà presente anche un elemento della regione, e l'insieme di questi progetti poi diventerà impegnativo sia per chi li propone. A quel punto, anche come diceva il sindaco prima, si saprà l'entità del finanziamento che è stato richiesto sulle opere pubbliche che partecipano diciamo dentro questo comprensorio. Il Comune ha chiesto in un piano ben più vasto una serie di opere pubbliche, ma diciamo quelle che riguardano questo comprensorio sono essenzialmente cinque interventi, per cui a quel punto si potrà mettere a fuoco un assetto definitivo del piano e diventerà un piano urbanistico. Quello che ora è un programma preliminare, quindi che in un disegno d'insieme appunto cerca di coordinare tutte queste azioni pubbliche e private, diventerà effettivamente una cosa concreta, realistica, di una rapida e concreta attuazione.
piano che non è una pianta per il lavoratore, è una comunione di linee guida, una concentrazione di intenti di quello che si vuole che sarà il futuro della città di Viterbo, per cui anche la possibilità di costruire questa città a un'utenza che non è esclusivamente l'utenza dei residenti o di chi adesso vive a Viterbo, ma anche prevede uno sviluppo turistico, un rilancio del centro storico, quindi apre ad orizzonti più pubblici della città, dove appunto questo nodo focale della Valle di Faul, che è il cuore del centro storico, quindi dell'attività turistica e culturale che si vorrà far sviluppare a Viterbo, possa effettivamente dotarsi di quelle infrastrutture e di quei servizi che possano rendere queste migrazioni possibili. Ecco, sono una recitazione, quindi è un contenitore di idee, di linee guida e soprattutto di opere pubbliche che il Comune vuole salvaguardarsi nella previsione di questo sviluppo. Sì, quindi questo, concludendo questo aspetto del piano, è un, come è forse ogni strumento di pianificazione, più un punto di avvio che un punto di arrivo, ossia questo è un punto dal quale poi comincia un processo di interventi che andranno concretamente a modificare e a valorizzare con le forme che verranno fuori dalla partecipazione di tutti, quindi dalle risorse pubbliche e dalle risorse private, dalle idee e dalle iniziative.